Il Consiglio dei Ministri riunito a Reggio Calabria ha dato il via libera all'unanimità all'atteso decreto sulla sanità calabrese. Si tratta, nelle intenzioni del governo, di un decreto che dovrà affrontare l'emergenza sanitaria in Calabria e avrà una durata di 18 mesi. Si tratta di un provvedimento che di fatto toglie alla Regione Calabria il controllo sull'intero settore, dando pieni poteri ai due supercommissari già nominati dal Ministero, ovvero Cotticelli e Schail. Nella stessa l'esecutivo ha approvato il DL Sblocca Cantieri dopo la prima approvazione di un mese fa. Questo Consiglio dei Ministri, ha sottolineato il Premier Conte, non ha solo valore simbolico ma anche concreto. Abbiamo già adottato alcune misure che confidiamo aiuteranno a trovare alcune soluzioni per questo territorio. I problemi sono tanti, come abbiamo già avuto modo di constatare parlando con le persone, però oggi portiamo innanzitutto la novità del decreto sanità, voluto fortemente dal ministro Grillo e rivolto espressamente ai cittadini della Calabria a tutela del loro diritto della salute. Vorrei ricordare che alcune misure questo governo le ha già adottate. Molti calabresi beneficeranno del reddito di cittadinanza, di quota 100 e degli investimenti per rilanciare il porto di Gioia Tauro nell'ordine di oltre 100 milioni. Con il nostro decreto d'emergenza, ha detto dal suo canto la ministra Grillo, che durerà 18 mesi, vogliamo recuperare la sanità calabrese, che è una situazione unica. Non stiamo in ogni caso scavalcando la regione, ha tenuto a sottolineare la ministra. Vorrei ricordare che la sanità è una materia concorrente tra Stato e regioni e la nostra Costituzione prevede che il Ministero della Salute debba assicurare i livelli di assistenza sanitaria a tutto il territorio nazionale. La riunione del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria è un'iniziativa che vuole testimoniare la vicinanza di questo governo a questa splendida regione, sovente dimenticata, su cui persistono situazioni complesse alle quali intendiamo porre rimedio con concretezza in una prospettiva di riscatto per tutto il meridione. Lo afferma il Premier Giuseppe Conte in una lettera aperta pubblicata oggi dal quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Il Presidente sottolinea che il Consiglio dei Ministri discuterà innanzitutto del decreto Calabria, volto a riorganizzare in maniera complessiva il sistema sanitario regionale al fine di accrescere l'efficienza dei servizi sanitari e di migliorare la qualità delle prestazioni erogate. Ma l'agenda del governo non si limita soltanto a intervenire su situazioni emergenziali. Miriamo, aggiunge il Premier, a liberare le migliori energie di questo territorio in modo da favorire lo sviluppo sociale e creare migliori opportunità per tutti i cittadini. La vicinanza del governo verso questa comunità calabrese, per dire che non ci siamo affatto dimenticati delle esigenze di questo territorio. È una presenza, questa è un consiglio dei ministri che non ha solo un valore simbolico, ma anche un valore concreto, perché abbiamo già adottato e portiamo quindi delle misure concrete che confidiamo aiuteranno a trovare alcune soluzioni per questo territorio. I problemi sono tanti, come abbiamo anche avuto la possibilità di constatare parlando con le persone. Ci siamo fermati a parlare con alcuni manifestanti, però oggi portiamo, innanzitutto abbiamo adottato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri il decreto sanità. Devo ringraziare il Ministro Grillo perché si è impegnato a fondo per questa misura e quindi ci abbiamo lavorato parecchio, i suoi uffici sotto il suo coordinamento hanno lavorato intensamente e ovviamente lascerò a lei per l'illustrazione dei contenuti del decreto sanità, rivolto espressamente ai cittadini della Calabria, a tutela del loro diritto alla salute. Questa non è una riforma, è un decreto d'emergenza che ha una durata limitata nel tempo, proprio per rispettare le prerogative regionali. Lo ha affermato il ministro della Salute Giulia Grillo, rispondendo alle domande dei giornalisti prima di fare visita insieme al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ai reparti di pediatria e ortopedia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Questa non è una riforma, è un decreto d'emergenza, è un decreto che ha una durata limitata nel tempo proprio per rispettare le prerogative regionali, che prevede l'intesa e la collaborazione con le regioni, quindi noi abbiamo assoluto rispetto delle prerogative regionali, ma ripeto,
decreto, visto che in 10 anni non è stato in grado nessuno di risolvere niente, noi abbiamo il dovere morale di provare a risolvere in tutti i modi una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Quali sono i provvedimenti? Lei ha parlato anche del sblocco del turnover. Allora, i provvedimenti nel dettaglio vi verranno illustrati, come ben sapete, nella conferenza stampa che sarà successiva al Consiglio dei Ministri. Quello che dobbiamo dire innanzitutto adesso è che è importante questo segnale dello Stato, grazie a una grande sensibilità che va riconosciuta al nostro Presidente del Consiglio Conte, di fare un Consiglio dei Ministri per la prima volta in Calabria sul tema più delicato della vita di tutti noi e dei cittadini calabresi, che è la sanità. Quindi innanzitutto questo è il messaggio che voglio che passi immediatamente. Dopo, nella conferenza stampa, illustreremo i dettagli del decreto che deve essere approvato dai ministri. Quindi la calabrese con la marea di debiti che ci sono. Sarà ovviamente il lavoro che dovranno fare i commissari insieme al numero di persone che verranno ad aiutarci a contribuire a risolvere anche il problema dei debiti, che è uno dei problemi principali della sanità calabrese. Bisogna chiederlo al Presidente del Consiglio perché non sono stato invitato. Io ho constato che è stato annunciato un consiglio straordinario in Calabria con una valutazione di preoccupazione dal punto di vista economico e sociale per la situazione calabrese. Purtroppo oggi vedo che all'ordine del giorno non c'è nessun provvedimento che interessa la regione. Lo ha detto il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro a Cosenza sul mancato invito al Consiglio dei Ministri in corso a Reggio Calabria. Io sono stato invitato ieri sera dalla segreteria della prefettura e non dal governo, ha chiarito Oliverio, solo ad una conferenza stampa dove si annuncerà l'ulteriore usurpazione da parte del governo delle residue funzioni della regione in materia di sanità. L'obiettivo è chiudere la tendopoli, in prospettiva l'obiettivo è non avere più neanche mezza tenda, garantire diritti a chi ha i diritti, il lavoro per tutti, non siamo in grado di garantirlo. Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini in visita stamane nella tendopoli che ospita i migranti a San Ferdinando dopo lo smantellamento della baraccopoli in cui in diversi incendi erano morte 3 persone. L'obiettivo è chiudere la tendopoli, in prospettiva l'obiettivo è non avere più neanche mezza tenda, garantire i diritti a chi ha i diritti, poi lavoro per tutti, non siamo in grado di garantirlo. Gli agrumicoltori della zona lamentano che negli accordi con la Cina siano stati preferiti l'esportazione di agrumi siciliani anziché quelli calabresi. Ah, questo non lo so, l'ha seguito il ministro Di Maio, glielo chiederò. Ministro, si deve dimettere, ministro. No, ma non commento le indagini che non conosco, che lo conosco come persona corretta. Sarebbe indagato per una cosa che non è stata fatta. Cioè, la cosa curiosa è che gli è imputato qualcosa che non è stato fatto. Ma quindi sarebbe indagato, sarebbe opportuno che si dimettesse come chiedono Di Maio. No, ma la Raggi si è dimessa da indagata? Non so, chiedo. Il sindaco Raggi, indagato per 2 anni, si è dimesso? No, siamo in una Repubblica fortunatamente dove si è innocenti fino a prova contraria, in caso di condanna, per carità di Dio. Però quanti esponenti 5 Stelle sono stati indagati e sono rimasti al loro posto? La doppia preferenza di genere è un fatto di democrazia irrinunciabile per una regione nella quale, nella storia del regionalismo calabrese, la percentuale di presenza femminile si attesta a un misero 2%. Lo ha affermato il capogruppo di Calabria in Rete in Consiglio regionale Flora Sculco, parlando con i giornalisti nella sede della regione a margine di un'iniziativa promossa per rilanciare il tema della doppia preferenza di genere dopo il no dell'Assemblea legislativa calabrese alla proposta di legge. Ovviamente io intendo riprendere il percorso, la proposta di legge, e intendo farlo con il sostegno delle donne e degli uomini calabresi che ritengono che l'innovazione nelle istituzioni rappresentative, in particolar modo a livello regionale, passano anche da una maggiore presenza e partecipazione delle donne alla vita democratica di questa regione. È un principio rispetto al quale noi non vogliamo disattendere, almeno per quanto mi riguarda, e combatterò
cercando di convincere i colleghi consiglieri regionali che ancora hanno delle perplessità e delle resistenze rispetto alla proposta di legge in esame, che in Consiglio regionale noi non rappresentiamo noi stessi e a volte siamo chiamati ad andare anche al di là dei nostri singolari pensieri e convincimenti personali e rispondere alle attese e desideri del popolo calabrese, che in questo momento ci dicono che la Calabria ha bisogno anche dell'affermazione di questo principio per dare un segno di innovazione e di cambiamento. Insomma, prevedere una possibilità all'interno delle liste solo per garantire questa parità di rappresentanza, che è parità di rappresentanza delle istanze e delle specificità del mondo sociale, sarebbe stato davvero opportuno, ma io mi auguro che questo possa ancora realizzarsi. Non dobbiamo unirci tutte le donne della Calabria, non farci prendere da calcoli matematici che possono essere tipici di un atteggiamento politico, di una corrente politica, ma unirci e chiedere con forza questo riconoscimento. Mi auguro che da questa sede rinasca prima cosa una volontà da parte di tutte noi, della consigliera Sculco anzitutto, quindi che ci rappresenta in Consiglio regionale, una volontà da parte di tutte noi di non mollare, cioè questa legge va ripresentata, rimettiamoli alla prova. Ecco, il mio senso è questo, rimettiamoli alla prova i consiglieri regionali. Un decreto che getta nella confusione più totale i comuni di tutta la Calabria, l'atto col quale la regione ha chiuso per il momento l'iter del bando sui borghi della Calabria viene criticato da molti sindaci ed amministratori locali. Lo sostiene il consigliere regionale Gianluca Gallo, capogruppo della CDL. Da diversi municipi calabresi, dice Gallo, si levano voci di amarezza e stupore per le procedure seguite, con rilievi che diventano anche sostanziali. A partire dalla tempistica, la scadenza dei termini di presentazione delle istanze, originariamente fissata al 18 luglio 2018, fu prorogata anche dietro mia richiesta pubblica al successivo 18 settembre per consentire una partecipazione quanto più ampia possibile. Però la commissione valutatrice si è insediata solo 5 mesi dopo, a metà febbraio del 2019. Eppure in 2 sedute consumate nell'arco di appena una decina di giorni le è stato possibile compiere l'istruttoria ed emettere il verdetto reso pubblico però solo a metà, pubblicizzati i nomi degli enti ammessi a finanziamento, senza alcun'altra spiegazione. È stato presentato il nuovo piano di azione locale delle GAL Valle del Crati. Cerchiamo di capirne meglio le finalità attraverso queste interviste. Per la prima volta questo GAL ha dedicato una misura ad hoc per tutte le amministrazioni comunali, che ricordo che sono 26 comuni dell'area leader, dove le amministrazioni possono effettuare investimenti per interventi utili alla popolazione locale per 25.000 euro per ogni comune, quindi per un ammontare totale di 650.000 euro. Risorse importanti per un GAL che è sempre a servizio delle imprese, ma in questa programmazione abbiamo pensato anche alle amministrazioni comunali, anche per rafforzare e cementare la presenza di questi comuni a fianco al nostro GAL. C'è chi sosteneva che i GAL erano inutili, noi siamo sempre fortemente convinti che i GAL hanno un ruolo fondamentale. Qui nella media Valle Crati è un esempio, qui il GAL esiste da anni, dove tante piccole realtà sono nate, oggi sono diventate delle realtà importanti grazie al contributo del GAL. Io me ne ricordo una per tutte, la filiale del FICO nasce proprio con GAL, quindi il GAL fa un lavoro importante. Abbiamo messo insieme a sistema tutti i GAL calabresi, sono 13, abbiamo detto che tutto il territorio calabrese deve essere ricoperto dall'opera dei GAL, mentre la scorsa programmazione c'era quasi il 50% del territorio calabrese dove i GAL non c'erano. Oggi abbiamo fatto questa sfida, l'abbiamo vinta, tutto il territorio calabrese viene ricoperto dalla funzione del GAL e poi abbiamo detto dobbiamo fare un progetto strategico insieme e si sta facendo con i GAL un progetto di cooperazione, quindi di sviluppo, quindi coordinato. A che punto è? Sono gli ultimi preparativi, domani uscirà proprio qui l'ANACA. Sì, abbiamo terminato, solo alcuni piccolissimi dettagli che purtroppo in tutte le manifestazioni organizzate ci manca qualcosina, però siamo alla dirittura finale. Ecco, quindi abbiamo concluso tutto. Ci sarà una grande partecipazione di fedeli, come al solito, perché Catanzaro, la città, la Catanzaro religiosa, sente questo evento.
Certamente, come tutti gli anni, la cittadinanza tutta si riversa sulle strade per seguire da vicino l'Anaca. Mi auguro che anche quest'anno noi l'abbiamo curata proprio nei minimi dettagli e speriamo che la popolazione tutta corrisponda. È finita da poco la messa cena Domini presieduta da Sua Eminenza Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro e Squillace. L'abbiamo ai nostri microfoni solo per commentare una frase di Papa Francesco che dice testualmente: con Gesù Cristo che è risorto, l'amore ha sconfitto l'odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre. In questa espressione di Papa Francesco c'è il cuore del cristianesimo. Gesù viene condannato ingiustamente e ama, perdona anche chi lo uccide, chi lo tradisce. Ecco, l'amore è il cuore del cristianesimo, anche per i nemici, sconfiggendo l'odio. E se l'amore regna nei nostri cuori, la speranza rinasce. Possiamo cambiare i nostri cuori, possiamo cambiare tutto ciò che abbiamo attorno a noi, possiamo contribuire a cambiare la società. Ecco, di Pasqua in Pasqua, se questo messaggio di risurrezione, di amore, di perdono e di speranza riusciamo a coltivarlo nei nostri cuori, allora l'insieme di tante conversioni producono una conversione generale, un cambiamento generale. Tutti coloro che ci ascolteranno dico tanti auguri, venite domani o andate a partecipare all'Anaca o ad altre processioni, ma non fermatevi al venerdì, andate anche la domenica di Pasqua, fate rinascere nel vostro cuore la speranza fondata sull'amore di Cristo che vince con l'amore, l'odio, la cattiveria. E quando nel cuore di ognuno di noi, ripeto, questo amore attecchisce, produce tanto frutto, tanto bene. E l'augurio più bello che posso fare è proprio questo: cresca nei nostri cuori l'amore di Cristo. Buona Pasqua. La dimensione popolare della Chiesa e la centralità di Cristo si evidenziano proprio qui dove ci troviamo, nella parrocchia Madonna di Pompei del quartiere Mater Domini, grazie anche al servizio mensa che mettete in opera ogni giorno, Monsignor Silvestre, con 20-25 insomma fruitori extracomunitari o cittadini italiani, insomma chiaramente in difficoltà, perché è importante dare una ciotola calda a chi non ha neppure un tetto. Sì. È un gesto molto importante questo che l'associazione Monsignor Oscar Romero, che gestisce la parrocchia, gestisce la mensa, compie da 7 anni, perché dal 2012 è sorta questa mensa insieme alla parrocchia, ed è un'espressione proprio di questa dimensione della Chiesa come popolo di Dio, perché si sentono coinvolti tutti nella gestione della mensa, anche dal punto di vista economico, no? C'è l'aiuto di molti operatori economici della nostra città, di privati, che o fanno offerte in denaro oppure in genere alimentari. Potremmo dire che non è mai mancato niente e non sta mai mancando niente. Quindi questo significa che c'è una grande sensibilità verso la povertà e i bisogni degli altri. E di questo dobbiamo ringraziare il Signore, perché è una testimonianza cristiana questa, no? Per quanto riguarda la Pasqua, chiaramente ci accingiamo, insomma, a vivere la giornata della Pasqua. Il suo messaggio a tutti i calabresi che ci ascoltano? Vivere con uno stile sobrio, semplice, essenziale, perché la Pasqua ci richiama a questi valori, il valore della sobrietà, della essenzialità. E perché? Perché con la sua risurrezione il Cristo ci fa guardare oltre, apre un orizzonte di speranza per noi e ci dice quali sono i valori verso cui dobbiamo correre, non fermarci alle attrazioni
che vengono dalle cose di questo mondo e dai beni che la cultura del nostro tempo e la società del nostro tempo ci propongono o impongono, la società globalizzata. Ci sono questi valori che la Pasqua ci dice che sono i valori veri che ci portano alla vita vera. Dopo la sosta il Crotone si farà trovare pronto per il rush finale verso la salvezza. Così Vaisanen, difensore rossoblu, il quale si dice molto fiducioso per il finale di campionato della squadra pitagorica allenata da Giovanni Stroppa. Senza dubbio non dobbiamo sbagliare, dice Vaisanen. Il percorso che abbiamo intrapreso verso la salvezza è quello giusto. Sì, ora abbiamo un po' più tempo per guardare cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo forse sbagliato, guardiamo un po' più di video e anche un po' più tempo di analizzare Venezia e cosa abbiamo bisogno di fare. Certo è utile. Secondo me possiamo ancora meglio, abbiamo potenziale per fare ancora meglio, però sono felice che abbiamo anche fatto qualche risultati importanti. C'è ancora lavoro di fare, queste ultime partite sono fondamentali per noi e iniziamo dal prossimo. Però sono felice che abbiamo cambiato un po' i risultati, ma secondo me possiamo ancora meglio. Sì, certo, se guardiamo dove siamo stati e dove siamo ora possiamo stare un po' più felici, però il lavoro non è finito, abbiamo bisogno di lavorare, come ho detto anche prima. Sì, abbiamo secondo me trovato un buon organizzazione, vabbè, con tutta la squadra, non è solo noi, come lavoriamo con la squadra da attaccanti all'ultimo difensore, anche Alex, a portieri. Ora quando si gioca in linea si sente molto molto bene, sì, possiamo anche meglio là, però come la difesa per tutta la squadra secondo me è molto molto bene ora. Certo, è una stagione, è stata lunga, però ho giocato tanto. Noi a Crotone è stata un po' stagione un po' difficile, però io penso solo per le prossime partite. Poi dopo questa stagione posso pensare a cosa ha fatto anch'io, ma ora giochiamo per la Crotone, per la squadra e salviamo.